La proiezione del documentario La Blora, il volto dell'accoglienza, firmato dai registi Vincenzo Losito e Stefano Sasso, apre il calendario della Bari Med Marathon, la manifestazione dedicata ai 22 paesi del Mediterraneo, alla sua seconda edizione, quest'anno incentrata proprio sull'Albania. Noi abbiamo tentato in qualche modo e sicuramente siamo riusciti a dar voce alle persone che erano sulla nave, a quelle che in qualche modo baresi che hanno accolto, e quindi abbiamo dipinto assolutamente una città che ha aperto le braccia alla comunità. Storie, immagini e testimonianze dell'abbraccio collettivo che Bari riservò alle migliaia di albanesi in quell'ormai storico 8 agosto del 91, come racconta uno dei protagonisti, il fotoreporter Lorenzo Turi. Sì, ho raccontato quel famoso 8 agosto, come è nata la giornata e come siamo arrivati alla fotografia. Sembra un ricordo così lontano? No, per me non è lontano, è una cosa che porto con me tutti i giorni. Ogni pretesto è buono per ricordare quello che è successo. Ci ha cambiato quel giorno? Sì, siamo cresciuti. L'evento ha fatto della sostenibilità la sua bandiera, pensata, organizzata dalla fabbrica di Corsa, sarà testato un innovativo sistema di idratazione degli atleti, bolle d'acqua contenute in una pellicola di alga marina. Ma la Corsa 2 in programma domenica mattina da 21 km da 10, aperta a tutti, sarà anche una buona occasione per ricordare la centralità di Bari nel Mediterraneo. Il legame con l'Albania, come tanti paesi del Mediterraneo che questa manifestazione valorizza, sono anche delle occasioni per rafforzare il legame con loro e soprattutto fare in modo che di questo Mediterraneo, come diceva Papa Francesco prima della pandemia quando venne a Bari l'ultima volta, è proprio quel posto che media le terre.